Siete collegati in diretta con l'impianto sportivo di Via Farsalo in Roma, in San Giovanni, per la terza giornata del massimo campionato regionale di eccellenza Girone A, di fronte la Romulea di mister Cervera contro il Civitavecchia e mister Manè. Cerroni, te lo fa sbagliare? Amorosino, nel rigore, il tiro, Ciriaco in rete! Rete! La Romulea in vantaggio! Ha segnato la Romulea, una dormita della difesa! Romulea 2-0 Romulea al quindicesimo minuto. Attenzione, parte un cross, Vittorini alla parata incredibile del portiere, palla in mezzo, attenzione, c'è la girata provata, se non vado errato, da Manuel Vittorini, pallone Lucci, cross al centro, a girare, la palla arriva lì, traversa! La traversa e finisce qui il primo tempo! Ha protestato Simone Mancini e l'arbitro l'ha ammonito e credo ci sia un'espulsione. De Carlucci! È un gol pazzesco! È il 3-0 della Romulea! Gol pazzesco di Carlucci! Tanto parte un tiro, c'è una doppia deviazione, la palla arriva lì, la traversa e poi il gol di Menghi. Vediamo un po' cosa è successo, c'è il gol di Menghi, è 3-1 il risultato, ha segnato Menghi al 32esimo. Sul punto di battuta va Azzawi, ma c'è anche il tiro, il gol, arriva anche il quarto gol, arriva il quarto gol della Romulea ed eccolo il triplice fischio finale, clamoroso ma vero, è realtà. La Romulea ha travolto il Civitavecchia 4-1.